Mi fa piacere iniziare oggi questo nostro incontro raccontandovi di un'email che mi è arrivata qualche giorno fa, di una moglie che mi ha raccontato la sua vita, le sue difficoltà di matrimonio. Questa donna è stata continuamente tradita dal marito per tutta la sua vita, fino a che si è ammalato, e lei ha sempre perdonato. Questa donna ha sempre perdonato il marito e lo ha aiutato, curato, con amore, non per dovere, fino alla fine, nonostante sapesse dei suoi tradimenti e nonostante avesse il cuore ferito, lancinante, un cuore da cui, mi ha scritto, cito le sue parole, sgorga ancora oggi sangue. Che cosa mi ha tenuto in vita? Cosa ha fatto sì che avessi la forza di tenere unito il mio matrimonio, di perdonare il mio marito? Si è chiesta questa nostra telespettatrice e amica e devota di Padre Pio. Lei mi ha detto: molti penseranno l'amore per i figli, anche quello, ma ciò che mi ha tenuto veramente in vita, ciò che mi ha dato forza è stata la speranza che il Signore poteva prima o poi cambiare il cuore di mio marito. E ciò che mi ha tenuto in vita è stato anche che questa conversione del cuore del marito poteva unire di più la famiglia e essere un punto di forza, una crescita, una forza, un'energia positiva per i figli. Questa speranza nel Dio che può cambiare il cuore di tutti. Ed è questa la speranza evangelica che ha dato a Rachele, così si chiama, di cognome non lo dico, ha dato la forza di perdonare suo marito. E che semmai dà la forza a tante altre persone, a tante altre mogli, di perdonare il marito che le ha abbandonato, oppure dà la forza ai mariti di perdonare le mogli che li hanno abbandonati, perché oggi anche le mogli e le donne abbandonano i propri mariti, o i figli che abbandonano i genitori, eccetera. La cosa bella, la cosa grande della testimonianza di Rachele è proprio questa, che la speranza in Gesù, la speranza in questo Dio che tutto può trasformare, è ciò che rende veramente unito il mondo, è ciò che guarisce il mondo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.